quelli veri e gli altri, è aumentata enormemente. Quindi da questo punto di vista la previsione è giusta. Quindi il problema è che i rapporti di produzione devono prendere il contratto di questo, il controllo, scusatemi, l'ho già detto, del sistema produttivo, dello sviluppo delle forze produttive. Se le forze produttive sono sociali, occorre che la società se ne riappropri. Com'è possibile ciò? Questo è il rebus. Ed è un rebus però che si risolve solo a livello di rapporti di produzione, cioè a livello di intervento della società. Perché se la società deve impadronirsi del meccanismo fondamentale che è alla base del mondo in cui viviamo, questa società deve essere all'altezza di questo scopo. Non solo deve riconoscersi nella situazione in cui si trova, cioè di essere, vorrei dire, direbbe Marx, questo lo direbbe sicuramente anche lui, storicamente costretta a fare questa operazione. Perché sennò il mondo non può funzionare bene, perché la distanza diventa eccessiva. Ma deve anche darsi gli strumenti e acquisire gli strumenti per fare questo. Perché se non è in grado di far questo, e può non essere in grado perché non ha la cultura adeguata per far questo, o può non riuscirci perché il capitale che ha letto Marx, che ha letto Gramsci, opera per staccare sempre di più la condizione oggettiva da quella soggettiva, in modo che uno che è, attenzione ai Marx, uno non è condizionato dalla struttura, è quello che è perché è nella struttura. Non c'è un rapporto di causa effetto, c'è un modo d'essere che non può essere che quello, ma siccome stiamo parlando di sovrastruttura, di coscienza dell'uomo, deve esserne consapevole. Perché se io riesco a fargli avere informazioni sul mondo in cui vive, su quello che è, che sono costantemente distorti, costantemente ingannevoli, la possibilità che lui riconosca la situazione che è diventa sempre più difficile. Lui sarà quello che è, ma non essendone consapevole non è quello che tuttavia è. La dialettica è questo giochetto qui, la compresenza di opposti. Uno può essere operaio e non essere espressione della classe operaia, per niente. Uno può essere sfruttato e non essere consapevole di essere sfruttato. La società deve metterti in grado di fare questa operazione. Ci sarebbe molto da dire, ma ultima, decimo punto, non lo abbiamo fatto per due secoli. Ripeto, non lo abbiamo fatto per due secoli, perché abbiamo fatto invece tutta la questione sullo Stato e sulla politica. Ma Marx dice chiaramente che lo Stato questo non può farlo, lo Stato non può essere lo strumento di liberazione delle masse, perché lo Stato è strutturalmente un elemento di oppressione, un elemento di dominio. Quindi non stiamo dicendo che chi se ne frega dello Stato, ma che ne siamo scemi. È un terreno di battaglia, è un terreno che può essere soprattutto, dice Marx, nella fase iniziale utile, perché dobbiamo sgombrare alcune cose e comunque finché la situazione non è avanzata useremo anche quello. Ma non è come prendere, come dire, in battaglia la collina più alta per affrontare la battaglia in modo migliore. Ma Austerlitz, Napoleone, quando vede arrivare le truppe degli russi, si mette sulla collina più bassa per prendergli una trappola. Quindi non è detto che la collina più alta sia sempre il meglio. Comunque è solo la premessa per la battaglia, non è il luogo della vittoria. Non è prendendo lo Stato, e l'abbiamo visto, che si liberano le masse, anzi, magari si riesce a tenere l'effetto opposto. Allora, se noi dovessimo fare qualcosa imparando da Marx, noi dovremmo farlo tornando a lavorare essenzialmente nella società civile, nella cultura della società civile. Un'operazione pedagogica che deve essere fatta, un'operazione educativa che deve essere fatta. Perché è vero oggi come era vero 200 anni fa,
Che uno che torna a casa dal lavoro non può mettersi lì a studiare i Grundrisse. E invece un perditempo con il professor Migliori, magari pure tempo. No, adesso ormai devo correre, è la mia ultima corsa, non c'ho tempo. Ma i giovani possono leggerti Grundrisse e spiegare a poco? Oppure spiegare cos'è il capitale, maledizione. Spiegare quello che succede. Perché se no, davvero, ci sono delle cose che non si capiscono, ne parliamo una e con questo ho finito. Se Lula si presentava in Brasile, vinceva lui. Allora, hanno fatto in modo che non si potesse presentare. Ha vinto un nazista. Allora, qualcuno dei presenti, non lo fate, è una sfida, ma non l'accettate. Può spiegarmi quello che è successo? Cioè, com'è possibile che lo stesso paese in cui può vincere Lula, vince una sfida? C'è qualcosa che non funziona. Ma finché noi non capiamo questo e non riusciamo a porvi rimedio, e questo non è questione di legge su come si vota, su come... No, qui il discorso è molto più grosso. Due secoli che abbiamo guardato dalla parte sbagliata. Un po' di più, c'è una situazione paradossale che i colleghi conoscono meglio di me. Cioè che per 100 anni abbiamo detto, è certo che Marx sulla questione dello Stato è proprio... è debole, è inconsistente. Capite il marxismo-leninismo cosa ci ha fatto? E notate che Lenin, che è una persona seria e insospettabile, quando in stata di rivoluzione si mette a studiare la teoria marxista dello Stato, conclude proprio così, che anarchici e marxisti sostanzialmente la pensano nella stessa maniera sulla sostanza, sui tempi e sui modi, no, di senso radicale, ma che bisogna distruggere lo Stato, noi e loro siamo d'accordo. Lenin, chiacchiere che non sono servite a niente evidentemente, visto quello che abbiamo fatto fino a oggi e anche fino a domani mattina, sono convinto. Allora, qui c'è da fare una rottura radicale, a fare i conti con la nostra disgraziatissima storia e avere il coraggio di fare della politica seria e prendere. È per quello che dicevo, marxismo-leninismo, che dobbiamo andarci a fondo. E guardate che è così fin dall'inizio. 1875, il Partito Socialdemocratico, che si ritiene marxista, fa il suo congresso e Marx scrive una critica al programma di Gotha, che mi piacerebbe discutere con chi ne capisce più di me, perché sono dei passi che io non ho capito. E uno deve riconoscere onestamente, se non ha capito, non ha capito. Però il senso della critica al programma di Gotha è chiarissimo. Cari compagni del Partito Socialdemocratico tedesco che pensate di essere marxisti, posso permettermi, dice Marx, di affermare che voi marxisti non siete, perché non avete capito niente di questo, di questo, di questo, di questo, e quindi questo programma va bloccato, dice ai suoi amici più stretti, va bloccato assolutamente. E sapete come chiude la critica al programma di Gotha? Dixi et salvavi anima mea. Ho detto e ho salvato la mia anima. Ecco, io credo che noi dobbiamo tornare a quell'anima lì e davvero andare alla lezione di Marx, riprendendo proprio e poi riattualizzandolo, se siamo in grado di farlo, e bisogno di cui siamo in grado di farlo. Grazie.